Roma, 60 avanti Cristo. Marco Porcio Catone e Cicerone si stanno godendo un momento di relax alle terme. Dopo il bagno nel Calidarium, i due si sono immersi nell'acqua fredda del Frigidarium e, mentre si dedicano alla cura del corpo e ai piaceri dei balnea, non trascurano i negozi della politica. Stanno infatti discutendo dell'emire di Cesare, che aspira a farsi eleggere console dopo i successi militari ottenuti come governatore della Spagna. Si Cesar, cupidus est. Se Cesare, dice Cicerone, è desideroso, nomen profitendi, di presentare il suo nome, cioè di presentare la sua candidatura, Rome esse debebit, dovrà essere a Roma, ut mos est, come è consuetudine, Cato, Catone. Quindi, secondo Cicerone, per presentare la sua candidatura al consolato, Cesare dovrebbe rinunciare al trionfo, che gli impediva di stare a Roma. Soffermiamoci sull'espressione profitendi nomen. Profitendi è il genitivo del gerundio, di profiteor, profiteri, retto da cupidus, dunque desideroso di pronunciare. A sua volta, profitendi, che abbiamo tradotto in italiano con di più infinito, di presentare, regge l'accusativo neutro singolare nomen. Ma Cicerone avrebbe potuto formulare lo stesso concetto in un altro modo, non con il gerundio, bensì con il gerundivo. Eccolo. Si Cesar cupitus est profitendi nominis, se Cesare è desideroso, cupitus est, di pronunciare il nome, profitendi nominis, cioè di presentare la sua candidatura, Rome esse debebit, dovrà essere a Roma ut mos est Cato, come vuole la consuetudine Catone. La traduzione è la stessa, tuttavia nella prima vignetta Cicerone ricorreva al genitivo del gerundio seguito dall'accusativo del sostantivo nomen. Qui invece ha usato il gerundivo di profiteor profiteri concordato con nomen nominis. Qual è il segreto per acquisire la proprietà di espressione nel discorso, parlando in modo chiaro ed elegante, adatto e coerente alla materia in discussione? Ce lo dice un esperto in materia, Cicerone, nel terzo libro del De Oratore. Omnis loquendi elegantia, la costante proprietà, omnis elegantia loquendi, del parlare, quindi di espressione, augetur si accresce, oratores et poetas leggendo. Con il leggere, dunque leggendo, oratores et poetas, oratori e poeti. Leggendo è l'ablativo del gerundio con funzione strumentale, con il leggere, quindi leggendo. Questo ablativo regge due complementi, oggetto, oratores et poetas. Cicerone avrebbe potuto usare il gerundivo? In questo caso, sì. Egli avrebbe potuto dire, e infatti è così che si legge nel De Oratore, omnis loquendi elegantia, la costante proprietà di espressione, augetur si accresce oratoribus et poetis legendis. Legendis è l'ablativo del gerundivo concordato con oratoribus e poetis.